Interviene ora Giordano Lombardo, presidente di Assogestioni. Signore e signori, signor Ministro, magnifico Rettore, desidero innanzitutto rivolgervi un caloroso ringraziamento e un benvenuto per questa edizione 2015 del Salone del Risparmio. Anche quest'anno avremo un'agenda particolarmente ricca, con l'intervento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che seguirà immediatamente il mio, Professor Piercarlo Padoan, che ringrazio in maniera particolare per aver voluto essere qua con noi, e poi con l'intervento del già Cancelliere della Germania, Gerhard Schröder, che verrà anche intervistato dal Direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano. Con il mio intervento oggi ho il piacere di illustrare un bilancio estremamente lusinghiero dell'industria italiana del risparmio, non soltanto nell'ultimo anno ma anche nei mesi più recenti, e di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibili questi risultati, che vorrei definire straordinari, senza dimenticare ovviamente ancora le opportunità che abbiamo di fronte e che abbiamo il dovere di saper valorizzare. Come è stato ricordato, la conferenza quest'anno la conferenza inaugurale si intitola Il nuovo risparmio, strumenti per comprenderlo, soluzioni per gestirlo. Il risparmio si è evoluto e si sta evolvendo verso forme nuove, e il nostro compito è riuscire a comprendere questa evoluzione per proporre soluzioni adeguate, che vadano da un lato negli interessi dei risparmiatori e al tempo stesso possano fornire un contributo importante all'economia reale in un momento cruciale, una fase cruciale per il nostro Paese, quando stanno nascendo i primi germogli di ripresa. Prima però di accennare a che cosa la nostra industria, il mondo del risparmio gestito, può fare al riguardo, consentitemi di dare una breve istantanea dell'anno che si è da poco concluso. Il 2014, come possiamo notare dal grafico, è stato un anno molto positivo per l'industria italiana del risparmio gestito, con oltre 133 miliardi di raccolta netta, e anche i primi dati del 2015 confermano questo trend, con flussi record nei primi due mesi dell'anno, pari a 29 miliardi, e un patrimonio complessivo che sfiora ormai i 1.700 miliardi di euro. In particolare il 2014 è stato un anno di successo per i fondi comuni, con oltre 90 miliardi di raccolta, il miglior risultato degli ultimi 14 anni, paragonabile soltanto al boom della fine degli anni 90. Questo ottimo risultato si inserisce in un contesto europeo già favorevole per il risparmio gestito, con l'industria dei fondi comuni in Europa che ha totalizzato un totale di 600 miliardi di raccolta netta nel 2014. Ecco, però è da notare che il nostro Paese sta giocando la parte fondamentale di questa raccolta, cioè sta viaggiando a un ritmo di crescita che è il triplo di quello che sta avvenendo nel resto dell'Europa, quindi qualcosa di veramente importante. E le ragioni di tale successo sono di ricercarsi in una serie di fattori. Innanzitutto, il permanere di una situazione di tassi di interesse molto bassi a seguito delle politiche reflazionistiche delle banche centrali, che ha reso meno attraenti le tradizionali destinazioni del risparmio delle famiglie, come le obbligazioni, e ha spinto gli investitori a cercare prodotti a maggior valore aggiunto. Però penso che il risultato non sarebbe stato possibile se l'industria non si fosse attrezzata negli ultimi anni a dare risposte concrete nell'offerta, attraverso quella che definirei una sana innovazione, cioè un'innovazione che va a intercettare le esigenze dei risparmiatori. In passato la crescita del patrimonio era, diciamo, la motivazione principale della ricerca dell'investimento in fondi, mentre di recente i risparmiatori hanno cercato soprattutto rendimenti in grado di far fronte alla domanda di reddito e di protezione del capitale. Non a caso i prodotti che maggiormente hanno raccolto e stanno raccogliendo il favore degli investitori sono ancora i fondi flessibili e i prodotti multi-asset, ossia quelle formule che combinano diversificazione, gestione dinamica e controllo del rischio. In questo contesto
si inserisce anche la forte collaborazione tra gestori e distributori. Il miglioramento del profilo di liquidità del canale bancario, ma anche la forte dinamica delle reti complementari come i promotori, hanno permesso di incrementare la distribuzione di prodotti di risparmio gestito. Ci troviamo quindi ad assistere a un allineamento quasi perfetto, oserei dire, tra la domanda dei clienti, l'offerta dei produttori e l'azione dei distributori, che ha favorito la raccolta di questi mesi e che a mio avviso può continuare anche nei prossimi anni. E guardando al futuro, io penso che abbiamo di fronte un futuro ancora molto positivo per la nostra industria, a patto che riusciamo ulteriormente a soddisfare quelle esigenze di reddito e di protezione che ricordavo e al tempo stesso riusciamo a canalizzare il risparmio verso forme nuove, ma sempre trasparenti ed efficienti. È una sfida importante, in parte già raccolta e in parte ancora tutta da affrontare. Una sfida che richiederà da parte di noi produttori di offrire soluzioni, diciamo, di passare da soluzioni tradizionali a prodotti più sofisticati. Penso ad esempio ai prodotti cosiddetti alternativi, oppure ai fondi generatore di reddito. E dall'altro richiederà una collaborazione ancora più proficua tra il mondo della produzione e il mondo della distribuzione. Senza dimenticare, pensando al futuro, i cosiddetti risparmiatori del domani, cioè le giovani generazioni. È per questo che abbiamo fatto realizzare uno studio proprio sul comportamento delle giovani generazioni, su come si relazionano col mondo degli investimenti e del risparmio. E questo studio verrà presentato nella seconda parte della mattinata e, diciamo, testimonia il ruolo centrale che l'associazione ha sempre posto sull'educazione finanziaria. Tornando al futuro a breve, la forte crescita delle masse gestite, dicevo, ci dà da un lato grandi responsabilità, ma anche nuove opportunità. Opportunità per i gestori, che potranno ampliare la loro offerta nella direzione di prodotti specializzati in asset class che oggi stanno nascendo o stanno muovendo i primi passi, come gli investimenti in infrastrutture, il credito alle piccole e medie imprese, il finanziamento della ricerca. Opportunità per gli investitori, sia istituzionali che retail, che avranno la possibilità di investire in questi nuovi strumenti che oggi non sono disponibili, per esempio attraverso gli OICR tradizionali. E infine opportunità per l'economia e le imprese, in quanto questi strumenti rappresentano un'innovazione importante, diventando un canale alternativo per il reperimento di risorse di finanziamento rispetto al tradizionale sistema bancario. E proprio su questo punto, cioè proprio sul rapporto con le imprese, sul ruolo che l'industria del risparmio gestito può ricoprire nel sostenere l'economia reale in una fase cruciale per il nostro Paese, vorrei concludere. Io penso che l'attività di gestione professionale del risparmio può giocare un ruolo nuovo e fondamentale nel sistema finanziario italiano ed europeo. Infatti le società di gestione amministrano una fetta dimensionalmente importante, come abbiamo visto, ma crescente, delle risorse finanziarie del Paese e questo consentirà loro di essere un protagonista sempre più rilevante del processo di intermediazione finanziaria. L'obiettivo è di portare in maniera ordinata, trasparente e finanziariamente efficiente porzioni crescenti di risparmio verso l'economia reale. Ma perché ciò possa avvenire, io credo che siano necessarie due condizioni su cui vorrei chiudere. La prima condizione è che al risparmio, e in particolare al risparmio di lungo termine, sia riconosciuto lo status di obiettivo di policy, prima ancora di pensare al rapporto con l'economia reale, al risparmio di lungo termine. In Italia, per esempio, di recente sono stati fatti passi in avanti. Penso per esempio ai recenti decreti crescita del 2012, destinazione Italia e competitività del 2014, che hanno introdotto novità rilevanti, volte a sviluppare forme di finanziamento alle piccole e medie imprese. Per esempio sono stati introdotti e normati strumenti quali i fondi di credito o i fondi che investono in mini bond. Oppure penso a un altro campo importante che è quello della previdenza integrativa, in cui a sua volta sono stati fatti passi importanti sul piano dell'incremento della portabilità e sul piano del regolamento degli investimenti. Ma passi ulteriori penso che si possano fare sia sul piano normativo che fiscale
per aumentare finalmente la piena portabilità e per attuare la piena armonizzazione del trattamento fiscale dei fondi pensione rispetto agli altri paesi europei. La seconda condizione, per raggiungere gli obiettivi che richiamavo, è che il risparmio gestito, in particolare, sia riconosciuto come un interlocutore strategico dell'azione di politica economica, sia a livello nazionale che a livello europeo. Questo per un duplice obiettivo. Da un lato, di garantire, la missione del risparmio gestito, cioè di garantire qualità, efficienza e redditività al risparmio degli italiani. E in secondo luogo per canalizzare sempre di più le risorse verso obiettivi di crescita dell'economia reale, come per esempio i progetti infrastrutturali, come, le abbiamo già ricordato, gli investimenti e la crescita di quella forma di valore economico specifica e peculiare dell'Italia che sono le piccole e medie imprese. Sul primo punto, gli investimenti infrastrutturali, se pensiamo alle ingenti risorse, ad esempio, che il cosiddetto piano Juncker mobiliterà sul piano europeo, io credo che un'industria come la nostra non possa che aspirare a giocare un ruolo fondamentale in questa partita, per le competenze e le professionalità che può mettere in campo. E su questo devo dire che a volte l'industria del risparmio gestito non è sempre annoverata tra le eccellenze italiane, anche se penso che rappresenti un fiore all'occhiello del Paese, sia in termini di qualità di prodotti, sia in termini di risorse investite che di professionalità degli occupati. Inoltre ha una grande responsabilità perché gestisce una risorsa, il risparmio delle famiglie, il cui stock rappresenta uno dei punti di forza del nostro Paese. Da oltre 30 anni l'industria del risparmio gestito rappresenta una risorsa preziosa al servizio del risparmio delle famiglie da un lato e della crescita del Paese. Il mio auspicio è che continui a essere, in maniera sempre più crescente, una risorsa anche per il futuro. E su questo vi ringrazio e ho l'onore di invitare sul palco il Ministro dell'Economia e delle Finanze, chiarissimo professor Piercarlo Padoan. Grazie. Buongiorno a tutti, vorrei intanto ringraziare molto Assogestioni, il Presidente Lombardo per questo gradito invito e l'Università Bocconi per l'ospitalità per me che, come sapete, ha passato gran parte della sua vita professionale all'università, è come tornare un po' a casa. Come tutti sapete, le famiglie italiane sono tradizionalmente contraddistinte da un'elevata capacità di risparmio. Su questo ha avuto un serio impatto la crisi finanziaria, la propensione al risparmio è scesa per evitare di contrarre troppo le abitudini di consumo, adesso sta risalendo. Sta risalendo per un insieme di fattori che è bene distinguere per capire dove stiamo andando. Un primo fattore è forse legato a un'eredità della crisi che abbiamo ancora con noi, e cioè l'incertezza del futuro e quindi il risparmio laddove disponibile per ragioni precauzionali. Ma l'altra ragione è che l'uscita della crisi è anche un momento di mutamento strutturale profondo e quindi questo mutamento profondo non può non investire anche i meccanismi di allocazione della ricchezza, i mercati. C'è difatti un processo di trasformazione strutturale che risente anche delle condizioni macroeconomiche generali in cui ci troviamo, che hanno un impatto sulle alternative disponibili agli investitori in termini di rendimenti che scendono sui mercati dei titoli e anche sul mercato immobiliare, e quindi nel momento in cui il risparmio passa da una situazione di resistenza alla crisi a una situazione di atteggiamento proattivo orientato al futuro, diventa ancora più importante la questione delle opportunità che si offrono ai risparmiatori. È quindi in atto un processo di riallocazione verso forme di investimento più rischiose, nel senso buono del termine. L'Europa e l'Italia hanno forte bisogno di più investimento, più propensione al rischio, soprattutto se questo rischio è collegato a un orizzonte temporale lungo.
Questo processo di riallocazione è anche il frutto della decrescente pressione sui bilanci delle banche, che via via, via si sta allentando, e delle condizioni finanziarie accomodanti, e riflette anche, appunto, il miglioramento delle prospettive di crescita che si stanno coagulando. Al di là dell'inversione del ciclo, quello che conta è verificare se queste condizioni di crescita riflettono un irrobustimento strutturale e un'uscita definitiva da una recessione molto lunga. In questo contesto il caso italiano sta prefigurando una dinamica che in qualche modo suggerisce che il meccanismo di allocazione delle risorse assuma prospettive più comuni ad altre economie avanzate, in un contesto nel quale continua la parziale disintermediazione delle banche, aumenta l'istituzionalizzazione del risparmio e lo sviluppo di canali finanziari tipici del mercato dei capitali. Come ricordava il Presidente prima, il forte flusso di risorse indirizzatosi nell'ultimo periodo verso l'industria del risparmio gestito è sicuramente un indice significativo e positivo di questi fenomeni. In questo contesto prende forma anche una rivisitazione dei criteri di investimento del risparmio previdenziale al fine di approfittare della convenienza fiscale e della professionalità che è offerta nei prodotti previdenziali e in particolare dei fondi pensione. Con l'emanazione del decreto 666 del settembre dell'anno passato, questi ultimi godono ora di una maggiore flessibilità nella politica di investimento, nel rispetto di alcuni presidi prudenziali e purché si dotino di strutture e procedure organizzative adeguate, sempre nell'esclusivo interesse del risparmiatore. Guardando avanti, occorre promuovere maggiormente uno sviluppo e un'evoluzione del mercato finanziario che agevoli l'impiego della ricchezza verso forme più efficienti e remunerative, al netto del rischio in cui si incorre. Questo richiede una duplice azione. Dal lato dei risparmiatori occorre acquisire familiarità con i concetti fondamentali dell'economia e della finanza, con i diversi prodotti finanziari, con i concetti di rischio e di rendimento. Perché questo accada bisognerà accrescere i livelli di alfabetizzazione, cultura e consapevolezza finanziaria e direi che eventi come questo vanno esattamente in quella direzione. Ne risulterà aumentata la concorrenza fra gli intermediari e la tutela del consumatore e sarà favorito il risparmio e l'investimento. Dal lato dell'offerta occorre disporre di strumenti finanziari e opportunità più diversificati. Ed è in questo contesto che l'iniziativa del Governo e anche iniziative dei governi precedenti, come appena ricordato, si collocano. È la direzione che muove la missione Finanza per la Crescita, il cui obiettivo è potenziare e diversificare gli strumenti non bancari di finanziamento alle imprese, soprattutto piccole e medie, al fine di catalizzare ricchezza verso progetti di investimento di medio-lungo periodo. Il programma incentiva, ad esempio, gli investimenti incrementali dei fondi previdenziali e delle assicurazioni a favore dell'economia reale. Sotto impulso italiano, durante la presidenza del semestre passato, il Consiglio Ecofin ha approvato, nelle conclusioni della riunione di dicembre, un indirizzo e degli spunti concreti per incrementare l'integrazione e l'efficienza dei mercati finanziari europei che oggi sono ancora dipendenti in misura eccessiva dal credito bancario. E ciò a maggior ragione in un contesto nel quale il deleveraging del sistema bancario ha parzialmente inaridito il flusso di finanziamenti all'economia reale. Fino ad oggi solo in parte le imprese hanno potuto ricorrere alle alternative di emissione di azioni e obbligazioni sui mercati dei capitali. Molte imprese, in particolare quelle piccole e medie, non hanno sufficienti sbocchi in tale direzione. Canali di alternativi di finanziamento per le imprese vanno quindi sviluppati e con decisione. Ricordo alcuni interventi normativi del Governo in questa direzione, tesi ad allargare la platea dei soggetti che possono erogare finanziamenti. Le assicurazioni, i fondi di investimento e le società di cartolarizzazione possono prestare denaro direttamente alle imprese, direct lending. E inoltre ricordo il forte impulso dato alle emissioni dei mini bond grazie alle misure prese dal Governo.
Non si può non ricordare in questo contesto che uno dei fattori di ci sono fattori che sono ancora elementi di resistenza alla quotazione delle imprese, dalla scarsa propensione di molti imprenditori a cedere possibili quote di controllo dell'azienda e a rischiare passaggi di controllo dopo la quotazione. L'introduzione della facoltà di emettere categorie di azioni a voto plurimo per le società non ancora quotate può rappresentare un buon punto di equilibrio tra l'esigenza di crescita delle PMI, grazie alla quotazione, e il mantenimento di un ruolo chiave da parte dei soci di controllo che hanno dato vita a quell'azienda. Questo campo di azione nazionale è coerente, la finanza per la crescita, è coerente con la proposta della Commissione europea di promuovere la Capital Market Union, sulla quale è appena, come sapete, uscito un Green Book, volta Capital Market Union a creare un mercato di capitali efficiente e dinamico che si affianchi al settore bancario per rilanciare investimenti e crescita dell'economia. Sarebbe importante che questa iniziativa si integrasse in misura crescente, con efficacia crescente, a quel progetto che va sotto il nome generale di Piano Juncker, che, come ricordo, riguarda l'istituzione di un fondo strategico per gli investimenti, il coinvolgimento dei paesi in termini di risorse a vario titolo, come sapete l'Italia partecipa attraverso Cassa Depositi, ma anche, e questo lo vorrei sottolineare perché spesso viene tralasciato, l'approfondimento delle condizioni che favoriscono gli investimenti, quindi un forte legame con il programma di riforme strutturali e un forte sostegno alla capacità progettuale dei paesi, di cui si stanno delineando gli aspetti concreti, un aspetto che per quanto riguarda l'Italia ritengo estremamente importante, che fa da complemento alla diversificazione degli strumenti finanziari. Buoni strumenti finanziari, buoni progetti. Questo è un dibattito che spesso a Ecofin ci siamo scambiati con i colleghi. Chi diceva ci vogliono più risorse veniva, ne saranno remunerate in modo solido e stabile. Il progetto della Commissione europea relativa alla Capital Markets Union ha ripreso, lasciatemelo dire, molti concetti che la Presidenza italiana ha contribuito a sviluppare nell'ambito della discussione sui temi di finanza per la crescita. Sotto la Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, nel secondo semestre dell'anno passato, si è concluso anche il negoziato sul regolamento per i fondi di europei di investimento a lungo termine, ELTIF. Gli ELTIF rappresentano il primo passo verso la creazione di un mercato interno integrato per la raccolta di capitali che possano essere convogliati verso investimenti di lungo termine. Le regole sulla politica di investimento degli ELTIF contemplano, tra l'altro, la possibilità di investire in strumenti equity e non equity emessi da imprese non quotate o anche quotate ma con capitalizzazione di mercato inferiore a 500.000 euro. Il veicolo ELTIF potrà pertanto essere utilizzato, oltre che per investimenti in infrastrutture, anche per operazioni tipiche del venture capital. In Europa ci sono priorità di breve termine, come, oltre alla scelta dell'ELTIF, lo sviluppo di cartolarizzazione di qualità, il mercato dei collocamenti privati, tanto per citarne alcuni, ma non possono non esserci priorità di medio e lungo termine per favorire una più efficiente integrazione del mercato dei capitali, come ad esempio una maggiore convergenza nel modo in cui sono protetti i diritti di proprietà nei vari Stati membri dell'UE. Questo è un tema assolutamente fondamentale, questo è un esempio del fatto che passata, speriamo definitivamente, la crisi finanziaria, si possa rimettere in moto il meccanismo di integrazione europea che rimane pur sempre il veicolo principale con il quale l'Europa ha perseguito e ottenuto crescita e occupazione. Ultimo, ma non ultimo, aspetto. Per garantire la creazione di valore a lungo termine, questo vale sia per l'Europa che per l'Italia, per l'impresa e aumentarne l'attrattività nei confronti degli investitori, è importante, fondamentale, la qualità del governo societario.
come indicato anche dai principi dell'OCSE, che è lo standard setter internazionale in materia. L'adesione a buone pratiche di governo societario aiuta ad accrescere la fiducia degli investitori, riduce il costo del capitale, assicura il buon funzionamento dei mercati finanziari e facilita l'accesso a forme di finanziamento più stabili. Il sistema italiano di corporate governance si presenta come avanzato e sostanzialmente in linea attraverso norme primarie, secondarie e l'autoregolamentazione, anche con alcune recenti proposte della Commissione europea e con le best practice internazionali. Per assicurare una buona governance è stata evidenziata l'importanza della diversità della composizione del board per professionalità, esperienze, proiezione internazionale, genere, età, al fine di assicurare una complementarietà delle competenze ed esperienze ed una più proficua dialettica all'interno del Consiglio. In Italia, al miglioramento della governance ha indubbiamente contribuito anche la presenza di amministratori e di componenti di organi di controllo indipendenti e qualificati, tratti da liste di minoranza presentate da gestori di fondi coordinate da Assogestioni. Fatemi avviare alla conclusione. Il quadro macroeconomico internazionale è più favorevole, come tutti sapete, di qualche mese fa, per ragioni a voi note: la nuova stance di politica monetaria della Banca Centrale Europea, l'impatto sul tasso di cambio dell'euro, l'andamento dei tassi di interesse e sul costo del debito, le aspettative di inflazione. L'economia europea e l'economia italiana stanno entrando in una finestra macroeconomica di opportunità. Ma questa finestra di opportunità non ci condurrà in una situazione come quella in cui ci si trovava prima della crisi. Questo non è possibile e non è neanche auspicabile. Dove andremo a finire con questa finestra dipenderà. Questo non è possibile e non è neanche auspicabile. Dove andremo a finire con questa finestra dipenderà, e questo lo dico continuamente, da quali azioni il governo e i governi intenderanno prendere. C'è molto da fare in Europa, ma vorrei concludere ricordando più che altro i tratti dell'agenda italiana del governo. L'uscita dalla recessione deve essere un'occasione indispensabile e unica per un forte miglioramento qualitativo e quantitativo della struttura dell'economia. Lo sforzo del governo, quindi, di fronte a condizioni macroeconomiche più favorevoli, non diminuisce, ma anzi si intensifica, sia in termini di introduzione di nuovi elementi del quadro strutturale, sia in termini di implementazione. La strategia del governo è incentrata su più pilastri. Dal punto di vista della politica di bilancio, primo pilastro è il rafforzamento del consolidamento, indispensabile per un paese ad alto debito come il nostro. Un debito discendente è un elemento fondamentale per garantire la fiducia dei mercati e degli investitori italiani e non solo. Ma la politica di bilancio non è solo una politica attenta ai grandi aggregati, principio sui quali si continuerà ad operare, ma è anche una politica attenta alla composizione dei bilanci, sia dal lato delle spese che dal lato delle entrate. Questo è il messaggio, credo, principale del modo in cui è stata concepita la legge di stabilità del 2015 ed è continuerà ad essere il principio guida dell'utilizzo delle non abbondanti risorse pubbliche che il governo riallocherà in una ottica che favorisce obiettivi di medio periodo, creazione di occupazione, forte complementarietà fra l'azione di bilancio e le misure strutturali. Le misure strutturali, appunto, non sto a ripetere l'elenco di elementi di questa strategia, ricordo semplicemente che l'impatto delle riforme strutturali in generale è, da una parte, quello di aumentare il prodotto e l'occupazione, dall'altra quello di migliorare i meccanismi di allocazione delle risorse, e questo è un punto generale che vale sia per, diciamo così, i mercati dell'economia reale, come il mercato del lavoro, sia i mercati della finanza,
e qui ricordo l'approvazione recentissima del provvedimento relativo alle banche popolari, sia nella pubblica amministrazione, con la riforma della pubblica amministrazione che sta riprendendo vigore in Parlamento e in termini di implementazione, la riforma della giustizia civile, che non devo dirlo a questa platea, è fondamentale elemento di complementarietà per il funzionamento dei mercati. Ultimo ma non ultimo elemento di questa strategia del Governo è il sostegno agli investimenti, di cui ho accennato quando ho ricordato la finanza per la crescita, progetto che deve continuare nella direzione della diversificazione degli strumenti e della capacità di allocazione del risparmio. In conclusione, ricordando il punto che sollevavo all'inizio, c'è evidentemente un forte legame fra stato di fiducia e scelte dei risparmiatori. La fiducia piano piano si sta consolidando. Penso di poter dire che l'Italia sta conquistando e mantiene la fiducia dei mercati, ha ottenuto in misura tangibile la fiducia delle istituzioni internazionali, a cominciare dalla Commissione europea, deve vincere definitivamente la battaglia della fiducia dei suoi stessi cittadini, delle famiglie e delle imprese. Quando questa fiducia continuerà a consolidarsi, come sta già avvenendo, il risparmio assumerà sempre più la sua funzione non di difesa contro l'incertezza, ma di utilizzo ottimista, compreso per il risparmio del futuro, come è stato appena detto, i risparmiatori del domani, con un'espressione estremamente efficace, di allocazione delle risorse. E allora a quel punto potremmo dire che in qualche modo il cerchio, avremo ottenuto la quadratura del cerchio. Questo almeno è nell'intenzione del Governo, mettere tutti gli strumenti possibili a disposizione della crescita del Paese, della creazione di occupazione e quindi di una migliore prospettiva anche per le generazioni più giovani che sono in questa sala oggi. Grazie dell'attenzione.